Ciao a tutti amici di mattoscacco.com. Oggi in questa lezione vediamo dei consigli che saranno molto utili a coloro che hanno imparato gli scacchi da poco e vogliono scegliere un'apertura. Innanzitutto vediamo le aperture frequentemente giocate e cerchiamo di capirne il perché di queste. Allora, la più utilizzata in assoluto è quella del pedone di 2 davanti al re, ovvero E2 e 4. Perché questa spinta? Perché il re viene, tra virgolette, scoperto tramite questa spinta di pedone? E inoltre questo pedone non è difeso da nessun pezzo. Perché questa spinta aiuta a liberare i pezzi. In apertura la cosa principale è portare i pezzi fuori dalla loro casa di partenza. Per esempio, questa spinta di pedone. Mettiamo caso che anche il nero giochi così, può cominciare a tirar fuori la regina lungo la diagonale D1 H5 oppure l'alfiere tramite la diagonale F1 A6. In questo caso l'alfiere può andare in B5 oppure in C4, che è solitamente la posizione ottimale dell'alfiere campo chiaro in questa apertura, poiché da C4 può puntare su F7, che è il punto più debole dello schieramento del nero. Quindi, questa apertura è buona perché apre già molto raggio d'azione ai pezzi. Inoltre, questa apertura è buona perché può sembrare a prima vista che questo pedone sia indifeso e scoperto, ma lo scopo del nero è quello. Lo scopo del bianco, scusate. È quello di sviluppare i pezzi nella maniera più consona possibile. Ecco, lo sviluppo del bianco, diciamo, è quasi completo. Infatti, ha tolto i due pezzi, alfiere e cavallo, del lato di re. In questo caso, il bianco, come vedi, ha potuto arroccare. L'arrocco è una delle fasi più importanti perché mette il re al sicuro, infatti lo toglie dal centro, ecco perché si muove il pedone davanti al re, perché si sa che il re non starà al centro e quindi questo pedone poi sarà protetto da qualche torre. Adesso tu mi dirai, tocca al nero, benissimo, il nero può già catturare. In realtà questa cattura del nero può portare a grandissime complicazioni, poiché con una torre, per esempio N1, ci possono essere molti attacchi di scoperta. Tuttavia, se non si intende correre questi rischi, si può continuare a sviluppare i propri pezzi, il cavallo C3 che difende il pedone in E4, il nero continua il suo sviluppo, dopodiché l'arrocco. Dopo l'arrocco ci sono altre moltissime buone mosse, soprattutto si cerca di schiodare questo cavallo da un'inchiodatura futura dell'alfiere in G4, perciò si gioca H3 e via dicendo. Quindi lo scopo principale di questa apertura, abbiamo detto, è quella di tirare fuori l'alfiere e in un secondo momento il cavallo. Mettiamo caso che il nero giochi così. Una volta tirati fuori questi due pezzi principali, si arrocca. Una volta che si è arroccato, la torre va al centro per supportare questo pedone ed eventualmente dopo una spinta di rottura, questo pedone in E4 potrà avanzare perché è sostenuto dalla torre in E1. Quindi, riassumendo, questa apertura serve a togliere questi due pezzi, arroccare e centralizzare la torre. Poi, un'altra apertura che ti consiglio, che è sempre maggiormente utilizzata insieme a questa spinta E2 e 4, è quella di pedone di 2 di 4. Questa spinta è giocata dai giocatori che non vogliono correre rischi in apertura, quindi giocatori solidi. Infatti, questo pedone, a differenza di quello in E4, è supportato dalla donna, quindi è difeso. Questo pedone non teme minacce. Per esempio, nell'apertura E4 questo pedone può essere facilmente attaccato da un cavallo in F6, a differenza di 4
Può essere sì attaccato da un cavallo in C6, ma non converrebbe al cavallo catturare qui, poiché c'è la regina che controlla questo pedone. Quindi, la spinta è D4 è preferibile se sei un giocatore solido e di posizione. Questa spinta di pedone però apre la scia e il raggio d'azione ad un solo pezzo, a differenza di quella in E4, ma non è detto che questa è un'apertura meno valida solo perché apre il raggio d'azione ad un solo pezzo anziché in due. Infatti, lo scopo di questa apertura è quella di tirare fuori l'alfiere camposcuro in F4 o in G5, dopodiché creare una catena di pedoni favorevole all'alfiere campo chiaro. Una catena a pedoni favorevole vuol dire che se abbiamo l'alfiere bianco, i pedoni andranno disposti sul nero, in modo tale che questo alfiere bianco potrà rimanere attivo anche dietro la catena di pedoni. Mettiamo caso che il nero giochi così. Alfieri D3, quindi i due alfieri sono ben sviluppati, hanno tutti e due un buon attacco. E dopodiché anche qui, dopo lo sviluppo del cavallo, c'è l'arrocco. Quindi questa è la spinta di pedone 2d4, è una buona spinta. Ovviamente se l'avversario gioca a mosse deboli, per esempio g6, è consuetudine affiancare queste spinte coi due pedoni centrali. Ti ricordo che il centro è composto dalle case d4 e 4 e 5 di 5, quindi queste quattro case formano il centro. Noi dobbiamo cercare di controllare questo centro appunto muovendo questi pedoni centrali, per esempio E4. Se il nero non ci contrasta il centro, per esempio con G6, è nostro dovere affiancare questi due pedoni. Molte volte si vede anche questa spinta C4, quindi completo controllo del centro. Tuttavia, vedrai in seguito che questo controllo è del tutto apparente, perché gli scacchi ipermoderni si basano sul non controllo del centro per smantellarlo a distanza. Quindi vuol dire che il nero, anche se non controlla direttamente il centro con i pedoni, riuscirà a tirare giù questo fortissimo centro del bianco. Quindi queste sono le aperture maggiormente utilizzate. E4 per i giocatori aggressivi e D4 per i giocatori solidi.